Buonasera ragazzi, un nuovo video, questo è sulla fabbricazione di una bacchetta di pulizia utilizzando i manici che ho comprato a Bologna. Qui sono sul tavolo io, alcuni manici rimasti. Sono già stati in parte torniti, guardate. Torniti con ecco qua un attimo, ho la telecamera lontana, ecco qui adesso sono stati torniti per dargli una sagomatura. Poi in origine erano lisci così, ecco, questo era liscio, perfettamente liscio, e sono stati torniti. Poi abbiamo preso questa una barra, eccola, di ottone da 5 mm. La barra è cava, quindi è un tondino vuoto. Quali saranno le procedure di fabbricazione? Innanzitutto è stato forato il manico, cioè un attimo, scusate, non riesco a centrare. Ecco, il foro centrale del manico era inizialmente conico, ora è stato reso cilindrico. Da 8 mm mi suggerisce, e ecco, si inserisce una spina di legno che sarà incollata e poi fissata con la spina trasversale quando l'opera sarà finita. Ora, poiché noi vogliamo ottenere come si dice, un'asta femmina dove la filettatura maschio è sullo spinotto, è sullo scolo di pulizia. Ecco che qui abbiamo due cose. Innanzitutto abbiamo un tondino. Un attimo, devo regolare la telecamera, devo fare più bassa perché altrimenti qua io non regolerò, non vedo bene. Ecco, dov'è? Ecco qua. Perché guardo in angolo lo schermo rovesciato e quindi ecco, si è preso un tondino inizialmente da 10 mm, poi tornito, dunque devo così per portarlo al centro dello schermo, ecco, sono al limite, ecco così, ecco, mi devo avvicinare, scusate, un tondino che viene lavorato. Come viene lavorato? In questo modo. Notate, è stato forato assialmente. Un attimo, non riesco a centrare, devo avvicinare la telecamera, altrimenti io, ecco, non vedo niente, ero troppo distante dalla telecamera. Ricapitoliamo. Allora, abbiamo il nostro manico che è stato tornito. In origine il manico era perfettamente liscio, così. Questi abbiamo anche altri manici, una tornitura iniziale ecco, devo tenere basso qui, una tornitura iniziale per dare un maggior grip e una foratura centrale per permettere a questo spinotto di legno di essere successivamente inserito e poi forato assialmente per inserire la barra di ottone. La barra di ottone è questa, abbiamo detto che è una barra da 5 mm. Cava, sì, poiché appunto la maggior parte degli scoli che si trovano e che ho sono con il maschio sul scovolino, dobbiamo rendere femmina la barra. E come? Utilizzando una barra di ottone piena che in origine da 10 mm, da 8 mm, è stata tornita affinata e poi dopo la lavorazione finale è questa. Adesso si vede benissimo. C'è una parte più larga, filettata, ecco, potete vedere. Ecco, in cui si innesterà lo scovolino. E questa parte filettata presenta un codolo sottile che si infilerà qui
dunque qui è che si infilerà qui nella barra cava dove sarà saldato. E ecco qui la lavorazione finale. Ecco, questa è la barra non installata su un manico. Qui c'è già lo scovolino pronto, il porta scovolino filettato e saldato. Ovviamente qua da quest'altro lato manca il manico. Il manico verrà inserito così, però tramite la foratura di questa spina in legno che fungerà da centraggio. Ecco qua, questa è la spina inserita e incollata. Questa spina è incollata, verrà forata come centraggio. All'ultimo verrà messa una spina trasversale per bloccare l'asta. Un attimo, ecco qua. Questa è una bacchetta completa, con qui c'è la filettatura. Dall'altro lato abbiamo il manico e qui non so se si vede. Cioè, qui dove tengo il dito c'è una spina trasversale. Ecco, qui possiamo mettere chiaramente lo scovolo. Ok. Giusto per passare un qualche ora con un amico a divertirsi, do it yourself. Ecco qua, il manico tornito, forato, con la spina di centraggio in legno. La barra, l'avvitatore qui, c'è cioè la sede della femmina filettata saldata qui, eccola, questa qui, questo pezzo che sarà saldato, ricavato da un blocco, da un massello di ottone. Le riprese non sono state molto, innanzitutto non sono nel mio habitat naturale, ho la telecamera distante, quindi non sono venute chissà come. Però spero che si capisca le lavorazioni effettuate.